Trasferirsi all'estero oggi conviene davvero? E qual è la prima cosa da fare quando si è maturata la necessità, l'esigenza di trasferire la propria residenza al di là del confine italiano? Te lo dico tra un attimo. Oggi c'è molta incertezza, ve lo dico alla Marzullo, c'è molta incertezza, nel senso se giriamo sui blog anche all'interno della mia community, Facebook, la domanda che molto spesso mi viene posta è: ma mi conviene poi davvero spostarmi all'estero o in realtà vado a peggiorare la mia situazione? Ecco, la risposta è, come in tutte le risposte di fiscalità, dipende. O meglio, è soggettiva. Dal mio punto di vista non si può che migliorare la propria situazione, e ve lo dico al di là di quello che è la vostra soglia di fatturato, siano 100 euro, siano 100.000 euro, sia 1 milione di euro, sia 10 milioni di euro, conviene in ogni momento trasferirsi al di là del confine italiano. Questo non solo perché la pressione fiscale evidentemente in Italia oggi è la più alta in Europa, siamo al 64% di pressione fiscale sulle imprese overall, se poi consideriamo la giostra degli acconti dei saldi dal punto di vista finanziario è una disfatta completa. Però al di là, quello che voglio fare non è esacerbare ancora di più gli animi, più di quanto non lo siano ancora, perché il fatto che la pressione fiscale sia alle stelle, il fatto che fenomeni, che interventi come quelli del reddito di cittadinanza o come quelli di quota 100 siano un mezzo fallimento, è un problema reale alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti. Quello che bisogna cercare di fare evidentemente è dare delle risposte, non intervenire e mettere il coltello nella piaga, perché a fare questo siamo bravi tutti, estremamente semplice sparare a zero sulla Croce Rossa. Però quello che i clienti, quelle persone oggi in generale vogliono è delle risposte, e chiaramente per quanto mi concerne la domanda conviene trasferire la propria residenza fiscale all'estero, la risposta è sì. Vado a migliorare immediatamente con un semplice passaggio al di là del confine italiano la mia qualità della vita, la qualità di vita della mia famiglia e evidentemente anche il risparmio fiscale. La convenienza però c'è laddove al di là del risparmio fiscale c'è anche, come dire, una certa propensione, una certa volontà, una certa attrazione da parte personale nei confronti di un terreno, di un territorio che non è quello italiano, altrimenti le cose evidentemente diventano complicate. Cioè bisogna cercare in qualche modo di far coincidere la convenienza economica con la convenienza personale, perché come dico sempre io ai miei clienti, il risparmio fiscale è importante, è importantissimo, è un driver fondamentale che evidentemente noi applichiamo in tutte le nostre consulenze, ma non è l'unico e secondo me non è il primo. Quindi trasferirsi conviene da un punto di vista economico sempre, da un punto di vista fiscale sempre, da un punto di vista personale è un fattore estremamente soggettivo, intrinseco a quelle che sono le tue reali aspettative sulla qualità di vita tua e quando c'è della famiglia. Quindi queste le valutazioni che vanno fatte sono evidentemente personali e economiche, fiscali. Quando si è superato il primo scoglio, si è capito che obiettivamente, se così è il caso anche da un punto di vista personale, da un punto di vista sociale, c'è un arricchimento che ci aspetta dall'altra parte, da un punto di vista culturale, c'è un arricchimento che ci aspetta dall'altra parte del confine, e allora la prima cosa da fare quando si è maturata questa esigenza è di capire quali sono davvero le mie possibilità, le mie alternative al di là del confine. Quello che devo cercare di fare, infatti il mio suggerimento dai miei due senti sull'argomento sono questi, è di non cercare di partire a razzo nei confronti di un'unica giurisdizione, perché molto spesso in rete troviamo i consulenti, poi chi lo segue lo sa, e io ce l'ho a morte con questi consulenti che secondo me valgono veramente poco, mi dicono trasferisciti in Svizzera, trasferisciti a Dubai, trasferisciti in Portogallo, siti internet che fanno solo questo, cioè ti trasferiscono in quel paese, in quell'altro paese. Ora, se non c'è un legame culturale, una necessità, un'esigenza forte di volersi trasferire in quello specifico paese, buttarsi a capofitto nei confronti di un determinato ed unico territorio senza valutare le alternative è un suicidio personale, è un suicidio economico, è un suicidio fiscale, è un suicidio anche culturale. Io devo cercare, la prima cosa che devo fare quando ho deciso, ho maturato la decisione di trasferirmi all'estero, e di capire quali sono esattamente tutte le alternative sul tavolo. Devo cercare di capire che cosa succede se mi sposto nel paese A piuttosto che nel paese B. Perché vedete, le opportunità fiscali in questo momento nel mondo
mondo, in realtà anche in Italia, ma per i non residenti, si spreca. Perché? Perché c'è una guerra fiscale in atto, lo sapete, e praticamente nonostante ci sia questa corazza semiformale costituita dall'Unione Europea, di cui però sempre io, come dire, invito ad approfittare dei vantaggi, dei diritti garantiti, tra quello della libertà di spostamento appunto, gli stati sono in lotta tra di loro, sono fortemente in lotta tra di loro per acquisire delle risorse che ormai sono sempre più scarse, cioè i contribuenti che hanno un poco di cash, delle imprese profittevoli, dei professionisti e dei contribuenti che possono contribuire in qualche modo al valore aggiunto, al PIL del paese. Quindi è evidente che se con una mano l'Unione Europea è tutta d'accordo a mantenere certi threshold di IVA, di imposte dirette e a tacciare come paradisi fiscali quello che non ci piace, dall'altra parte però sono tutti bravi ad cercare di creare attraverso la legislazione domestica interna di dare delle alternative, di cercare di attrarre nuovi imprenditori, nuovi contribuenti in ogni momento. Quindi quello che devi fare, quello che dovresti fare, il mio consiglio è quello di capire esattamente quali sono le tue alternative. Per esempio, se voglio cominciare a valutare l'Unione Europea, cominciare a chiedermi se sto cercando un tipo di vita che è simile a quello italiano, quindi come dire nell'Europa occidentale, quindi che cosa può essere opportuno per me? Il Portogallo, la Spagna, l'Inghilterra, l'Irlanda, la stessa Germania che comunque ha dei grossi vantaggi economici, ha determinate condizioni, addirittura la Francia. Oppure sto cercando qualcosa di estremamente diverso, magari nell'Europa dell'Est posso ritrovare un costo della vita più basso, una semplicità nell'approcciarsi alle persone, perché c'è un'apertura mentale dal mio punto di vista che ho vissuto anche a lungo termine in Europa dell'Est, piuttosto interessante, diciamo, c'è una forma di calore sicuramente più aperta in questo momento storico preciso, mi non fraintendetevi, rispetto a quello italiano. Quindi e tutte queste alternative devono essere valutate alla luce evidentemente di quanto ti costano in termini economici e in termini fiscali. Quindi ognuna di queste giurisdizioni che ho citato ha delle possibilità, delle alternative per voi che sono estremamente vantaggiose. Cioè, con un semplice trasferimento paese in uno trasferimento di residenza in uno solo dei paesi che vi ho citato, quindi anche la stessa Germania, anche la stessa Francia, determinate conseguenze, determinate condizioni, vi permettono un risparmio fiscale di oltre il 50% rispetto a quello che pagate oggi di tasse. Quindi io devo sapere chi mi offre la condizione migliore e poi sarò in grado, alla luce di quello che cerco io, di quello che mi aspetto io dalla vita, di bilanciare risparmio fiscale, risparmio economico e vantaggio culturale, vantaggio sociale. Come dico io sempre ai miei clienti, inutile che andiamo a Dubai se non ci piace il mondo arabo musulmano per qualche motivo, o non ci piace vivere in un centro commerciale. Chiaramente c'è chi non lo vive così ed è felice di vivere a Dubai, e insomma a Dubai ne abbiamo portati parecchi di imprenditori, come per esempio c'è chi non ha nessun nesso culturale o un interesse nei confronti dell'Europa dell'Est, e allora è inutile che vi proponga la Bulgaria come centro di residenza fiscale piuttosto che la Polonia, piuttosto che la Romania, che lo ripeto sono interessantissimi, hanno dei risparmi fiscali che sono inimmaginabili se solo approfondiamo un po' la legislazione domestica. Però di nuovo, vivere in Bulgaria o trasferire il proprio centro di interesse a Sofia quando non si ha nessun interesse da un punto di vista personale, adesso stiamo traghettando molti imprenditori con relativi business che prima abbiamo portato in Bulgaria, tra l'altro contro il mio advice, contro il mio consiglio, li stiamo ritraghettando verso altri paesi. Perché poi ricordiamo sempre che il trasferimento di residenza è sempre reversibile, quindi come dire non deve spaventarci neanche più di tanto. Trasferirsi in determinata giurisdizione non è mai un errore, si può sempre fare marcia indietro, però è bene farlo sapendo esattamente quali sono tutte le frecce nella faretra, cioè devo capire esattamente se vado nel paese A che cosa succede, quanto pago e se mi piace e così via. Quindi quando abbiamo maturato la consapevolezza che siamo pronti a trasferirsi all'estero, la prima cosa da fare è capire quali sono tutti quanti gli scenari possibili con il consulente. Dopodiché è un processo a imbuto, da 10, 5, 4, 3 scenari si arriva all'optimus, perché il trasferimento di residenza è in ogni caso una scelta importante, soprattutto quando coinvolge tutto il nucleo familiare, non soltanto una singola persona, ed deve essere fatta con intelligenza alla luce di n fattori, non solo del risparmio fiscale. Vi do la mia parola che il semplice fatto di trasferirsi all'estero permette in ogni caso di trovare soluzioni fiscali legali con risparmi fiscali anche del 100%, però il driver deve essere quello di capire quali sono le mie opzioni. Noi ci rivediamo nel prossimo video.